nostro terzo video col Padfon 2, questa volta focus solo sul telefono. Abbiamo visto l'integrazione col tablet e il tablet con il telefono annesso. Adesso andiamo a vedere le particolarità di questo smartphone. Come detto, abbiamo Android 4.0.4 da gennaio o all'inizio del prossimo anno. Dovremmo avere Android Jelly Bean, come potete vedere qua di seguito. Allora andiamo ad analizzare la struttura: display da 4.7 pollici IPS Plus, molto bello il frontale, soprattutto grazie a questo scalino che vi mostro, molto carino. La cornice è molto ben fatta, materiali piuttosto leggeri. Come potete vedere, abbiamo il tasto di blocco sblocco del device sulla destra, nonché di accensione, il bilanciere del volume sempre sulla destra, sinistra pulito, forma a cuneo che ricorda un po' gli ultrabook, ovvero quei portatili, quei notebook o netbook molto ben fatti che sono usciti ormai da poco tempo. Display molto molto brillante, neri buoni a prima vista. Andiamo a vedere magari una galleria fotografica per apprezzare meglio i colori. Eccoli qua. I colori sono veramente belli, mentre i neri, adesso prendiamo un'immagine, questa qua un po' più scura, neri non raggiungono a prima vista i livelli dei Super AMOLED, però sono comunque abbastanza profondi. Andiamo a provare un'altra caratteristica di questi device, ovvero la parte multimediale e la parte audio. Andiamo a cercare degli elementi audio. Come potete vedere, abbiamo un music mode, tutto questo audio wizard che ci permette di avere un vero e proprio hub per la gestione dei volumi, dei profili, eccetera eccetera. Abbiamo anche la radio FM, molto apprezzata in questi device. Abbiamo anche il My Library che troviamo sempre in questi device di Asus. Setup Wizard, che è un'altra applicazione appunto per impostarlo inizialmente, e SuperNote. SuperNote può sembrare il classico notepad, ma grazie alla nuova tecnologia inserita da Asus, l'inserimento di testo tramite il trascinamento del dito dovrebbe essere ulteriormente migliorato. Naturalmente questa caratteristica è più apprezzabile in un device tablet, quindi quando lo inseriremo nel tablet questo sarà ovviamente migliore. Fotocamera, vero punto di forza di questo telefono, da 13 megapixel. Andiamo a scoprire insieme l'interfaccia. Oltre alla fotocamera abbiamo anche una videocamera che, come più volte detto dalla stessa Asus durante l'evento, riesce a fare video a 720p a 60 frame al secondo. Zero shutter lag. Abbiamo molte impostazioni personalizzate. Chiamerando 3, 4, 5, 40, abbiamo anche focus mode, camera sound, diverse altre caratteristiche. Che dire di altro? Punti a favore di questo Padfon: come solo smartphone, il peso, pur avendo dimensioni generose, l'ergonomia grazie alla cover ben fatta, anche se si vanno a perdere un po' di elementi metallici distintivi di altri. Per il resto sembra piuttosto fluido, anche se speriamo possa arrivare in fretta Jelly Bean.
fotocamera perfetta, purtroppo per adesso, almeno qua in Italia e nel resto del mondo, non si potrà acquistare lo smartphone da solo inizialmente, ma bisognerà per forza prendere anche la Station 2 con un bundle di 799 o 899 euro.